Tutto Food 2021 continua, siamo allo stand del pastificio dei Matteis, proprietario del marchio Armando, e nessuno meglio di Alessandro Borghese può spiegarci che cosa presenta quest'anno Pasta Armando all'edizione della ripartenza di Tutto Food. Alessandro, benvenuto. Eccomi qua, ripartenza è la parola giusta. Oltretutto siamo felicissimi del fatto di essere finalmente di nuovo in fiera a parlare di cibo, di eccellenze italiane, e quindi io, che sono l'uomo di Pasta Armando, siamo nello stand, stiamo presentando il mio nuovo spaghettone. Lo spaghettone il più grosso, poi ti racconto esattamente che cos'è. Ecco, allora, intanto, prima di raccontare che cos'è questo il più grosso, raccontiamo in che modo c'è stato questo avvicinamento tra Pastificio De Matteis, proprietario del marchio Pasta Armando, e Alessandro Borghese. Guarda, è semplice. Allora, il sogno di Armando si è incrociato col sogno di Borghese, ossia ci siamo conosciuti con delle amicizie comuni. Io sono di sangue anche partenopeo di giù, Pasta Armando di vicino Avellino, di Liano Irpino, e questo amico comune ci ha presentato e ci ha detto: secondo me voi due potreste essere un perfetto matrimonio d'amore. E così è iniziata la collaborazione, dal quale poi abbiamo sviluppato tanti progetti. Pasta Armando è entrata nel lusso della semplicità, ossia nei miei ristoranti. Abbiamo iniziato con due o tre formati, tra cui la chitarra, che è stata protagonista della mia cacio e pepe, ossia il mio signature dish dell'uso della semplicità. Ma poi col tempo abbiamo detto: ma perché non facciamo un formato ad hoc, qualcosa studiato insieme? Cosa manca secondo te? E parlando, ridendo tra un piatto di pasta e l'altro, abbiamo detto: ma uno spaghetto, il famoso avvolgibile, simbolo della cucina italiana, però un po' più grosso, quello col risucchio, sì, quello che ha una masticazione maggiore, che ha una tenacia al sugo, alla cottura, e ovviamente, come tutte le paste Armando, che sa di grano, perché poi non scordiamoci che nei condimenti, i condimenti sono importanti, però è la pasta la protagonista del piatto. E in questo caso abbiamo sviluppato questo spaghettone buonissimo, bello tenace, con grani ovviamente 100% italiani. Lo stiamo iniziando a commercializzare adesso e devo dire, è uno di quei prodotti che non è che lo devo pubblicizzare, bisogna assaggiarlo e poi va da solo, perché è godurioso, non so come dirlo. Diciamo che già il fatto di gustarlo e sentirne tutti i sapori indipendentemente dal condimento racconta quanto sia buona Pasta Armando. L'avvolgibile, sì, devo dire di sì, è un prodotto di qualità, è una famiglia che ci tiene all'eccellenza, è meticolosa, è scrupolosa e fa un prodotto 100% italiano che è una vera eccellenza. E non lo dico perché lavoro con loro da tanto tempo, lo dico perché lo provo sulla pelle dei miei clienti, no? Quindi di chi tutti i giorni che vengono al ristorante, che sia fusillo, pasta mischiata, che sia pacchero o chitarra, comunque c'è sempre soddisfazione. E quindi è una di quelle cose che va da sé. Per me è un onore aver fatto un formato di pasta di questo genere, aver collaborato alla creazione di questa pasta. È un orgoglio da cuoco, come dirlo, no? Dopo tanti tanti anni di carriera, avere una pasta e un formato dedicato a me con un'azienda importante come questa è una grande soddisfazione. Ora aspettiamo le soddisfazioni che arriveranno dalla clientela e dal mercato. E noi cerchiamo di dare un suggerimento a tutti loro attraverso il prodotto perfetto con la ricetta perfetta che ora ti vado a chiedere. Beh, allora, la ricetta perfetta non c'è. C'è una pasta eccellente e un grande condimento, nel mio caso la cacio e pepe. Però qui abbiamo proposto una matriciana che, devo dire, dal responso del pubblico, piace. Zitti zitti, l'hanno mangiata tutti. Piace, piace. Quindi vi aspetto. Pasta Armando, Alessandro Borghese, lo spaghettone, il più grosso.